Se credo nella terra piatta? No, so che la terra è piana. Quando mi chiedono se credo che la terra sia piatta, rispondo: no, so che la terra è piana. L'astrologia e la terra piana, o la vera terra, sono simbiotici. Non possiamo avere uno senza l'altro. Se siamo su una palla che ruota e sfreccia nello spazio, inseguendo la palla di fuoco del sole, le costellazioni cambierebbero in ogni momento, ma le nostre costellazioni non sono mai cambiate, le stelle non sono mai cambiate, abbiamo sempre gli stessi segni zodiacali incisi nello zodiaco di Dendera in Egitto che risale a 5.000 anni fa. Non ci stiamo muovendo, non ci siamo mai mossi e qualsiasi antica cultura sa questo. I Maya, gli Aztechi, gli Hindù, gli Egiziani, qualsiasi antica cultura era a conoscenza di questo, che viviamo in un universo geocentrico, non in un sistema geocentrico dove giriamo, inseguiamo questa palla di fuoco mentre tutti gli altri pianeti girano attorno a noi, dove anche le stelle ruotano attorno a noi. Se questo fosse vero, la stella polare, quella che chiamiamo la stella del nord, si sposterebbe. Ma non succede. Inoltre, tutte le costellazioni non ruoterebbero assolutamente attorno alla stella polare. Invece succede questo. Siamo noi al centro dell'universo, ma crediamo nella teoria del Big Bang, cosa comune oggigiorno, dove le persone credono anche che siamo il prodotto di un caso, sempre da una teoria, quella dell'evoluzione. Tutto questo ci ha portati a credere di trovarci qui solo per consumare, per inseguire il denaro, convinti di vivere la nostra vita migliore per apparire, staccati dalla natura che deprediamo, nutrendoci di cibo spazzatura che ci fa ammalare, per poi ingerire prodotti chimici illudendoci di guarire, senza conoscere che la natura possiede già i rimedi naturali per la nostra salute. Ci hanno illuso di vivere al centro di noi stessi, pompando il nostro ego, nascondendoci il potenziale vero che possediamo, quello di essere effettivamente speciali ed unici con la nostra propria consapevolezza, una consapevolezza che è stata estirpata per affidarla al parere e al giudizio di altri, che nemmeno conosciamo, ma che si arrogano di poterci dominare. Tutto questo perché? Perché seguiamo i social, le news, per stare aggiornati. Non ne abbiamo bisogno. È necessario spegnerli se vogliamo riconquistare la nostra consapevolezza interiore. Siamo assolutamente in grado di prenderci cura di noi stessi, in ogni momento, senza gli altri. Non abbiamo bisogno di distrarci su cose inutili che non ci riguardano. Dobbiamo semplicemente prendere atto della nostra propria vita, seriamente, comprendendo che si tratta di un percorso singolare ed unico per ognuno di noi, di crescita interiore, non di credo diffusi da fonti artificiali. Se avete spento solo il televisore, avete scorto solo una piccola porzione della vostra immensa consapevolezza. Solo spegnendo tutti i social riavrete la vostra libertà. Siate voi stessi, voi stesse, non la copia di altri.